Ciao. Marco, io già ti metto nel countdown, fa troppo ride. Noi non parliamo però, noi non parliamo, Gianlu. Sei solo tu, Marco, senza contesto. Sì. Fai come che... capito? Aspetta, non te se sente, aspetta, aspetta. Ciao bei bambini! Oh, sono Pikachu! Volete? Ho tutta la roba che volete qui dietro. Vi serve, piccoli? Oh, che bella questa pallina! Ah! Ah no! No, bambino, perché? Non mi mettere la pallina! No! Nella pallina no! Ah! Ah! La pallina? Ciao, bei bambini, andiamo un attimo dietro al cespuglio. Rick 9222 si è insinuato per il 23° mese. Oh, grazie per la sabba. Che bella! Che bei bambini! Viva tutti i Pokémon, non mi piacciono! Ma dove è andato il mio Ash? Oh no, Ash, cosa stai facendo? Ho Bulbasaur, ma! Skyroxa si è insinuato per il 6° mese. Se volete, piccoli Francesca bambini. trattino basso Twitch trattino basso di si è insinuato per il 2° mese. Grazie per la sub, piccolo bambino. Quando vuoi, puoi venire qui nel parco con me. Frank Med 25 si è insinuato per il 4° mese. Oh, che bello! Insinuami tutto! Giacomo trattino basso carta 12 si è insinuato per il 36° mese. O ragazzi, tre cazzo di anni. Paolo 9331 si è insinuato per il 30° mese. Ah! Ciao bambini, rieccomi! Mi è piaciuto, mi sono mancato! Voi mi siete mancati tantissimo, sono il vostro Pikachu! Oh! Un tempo ho iniziato a... Tutto è iniziato quando ho fatto la prima canna. Poi dopo sono arrivati questi Pokémon più grandi, erano evoluti! Erano Eli grandissimi, uno trattino mi ha basso sub preso! È trattino stata basso Etta si è bruttissima! insinuato per il Ma perché hanno 24° fatto tutte mese. quelle cose? Ciao bambini! Ciao! Me ne vado! Questo mondo non sarò un clochard, né tanto meno un depe.
questi del Cerbero sono terribili! Aiutatemi! Era meglio Bulbasaur! È stato brutto. Sono arrivati questi Pokémon. Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! E dicevano che il gaming era morto! Morto! Hello, Clochardini. Oh. Sbudellati si è insinuato per il 12° mese. Grazie mille, Sbudellati. Benvenuti in questa nuova puntata di Play Cerbero, intitolata per l'occasione Poke Cerbero. Siamo qui in collegamento con Cam Kitano. Ciao ragazzi, proprio qui. Ciao ragazzoni. Arr, che bello, oggi ci divertiamo. Sei pronto ad andare all'arrembaggio in questa avventura fantasmagorica in canto? Bambini, eccovi qua, piccoli, divertiamoci. Allora, io regà, rimango solamente... Io rimango solamente se il primo Pikachu di tipologia erba lo prendo io, se no lo prendo e me ne vado. Il primo Pikachu di tipologia erba è questo, però. Oh, lo, lo vorrei io, lo vorrei per il 23° mese. Lasciate, dai, cuore che luccica, cuore che luccica, cuore che luccica, per l'occasione, per luccica, cuore che luccica, cuore che luccica, cuore che luccica, cuore. Forse devo disattivare le sabbie. 1991. Ma come fa? Come fanno quelli che hanno l'allerta? Mi sa che non arriva pure le cose scritte, però. Mamma mia, stavo dicendo. Io in tutto questo c'ho... Ma tu io come tutto stai, questo c'ho... Ma com'è alle 15? Ma dove stavi? Cioè, noi allora, l'abbiamo chiamato in lives. Allora, io mi sono svegliato alle 8:40 con 38 di febbre. Invece quando mi ero svegliato alle 15 stavo semplicemente poco bene. Però ho detto, dai, mo mi risdraio un attimo. E poi mi sono svegliato alle 8:40 di pomeriggio. Grevezzi, e mo come stai? Ti dirò, non è che sto male, ti dirò, però no. mi sento la voce un po' ovattata, però mi sento bene, io sto, non sto male, non mi fa manco male la testa, non c'è un cazzo. Sì, sei un po' ovattato effettivamente. Sì, ma però, sei un po' di alterazione. Che ne pensi di quest'idea di giocare a Pokémon Verde Foglia questa sera a Play Cerbero? Allora, Pokémon Verde... Io non sapevo nulla, però posso dire che Pokémon Verde Foglia e Pokémon Rosso Fuoco sono i miei giochi preferiti di Pokémon in assoluto e li ho finiti entrambi, quindi sono anche molto informato. Dai. Allora, io qua... Perché sono molto affezionato alla prima generazione. Diciamo che questi due giochi furono una sorta di remake a colori, però con la stessa grafica, con delle aggiunte anche delle altre generazioni quando vai a finire il gioco, quindi è molto bello. Cioè, a me mi piace veramente tantissimo questi due giochi, sono i migliori secondo me. Qua abbiamo un esempio di un Pokémon che ha assaggiato la Verde Foglia, per l'appunto. Ciao! Si può bettare? Sì, perché dato che giocherò io, ragazzi... non sto qua. Dato che giocherò io, e è da quando sono piccolo che praticamente non gioco più a un gioco dei Pokémon, voi dovrete bettare se io riuscirò, che ne so, a battere un capo palestra, perché mo comunque, cioè, non è che... Ovviamente stando in live, ma non è che mi posso mettere a farmare ore. Si dovrà andare avanti con la trama, quindi comunque non è che sarà facilissimo. Io quando ero piccolo farmavo, mi allenavo, quindi comunque i capi palestra li battevo. Ma qui non sarà, sarà un po' più tipo speedrun, insomma. Cioè, non mi va di stare mezz'ora a farmare.
Sì, secondo me, ricordandoci almeno il livello dei capi palestra e varie tipologie, ci toccherà farmare quel minimo di livello di almeno un Pokémon per ammazzare quella roba là, insomma, no? Quindi mo bisogna partire tenendo conto che il primo è di tipologia roccia, il primo, o è Misty? È rock, no, o Misty? Mi pare che sia rock. Ok, quindi noi dobbiamo un attimo pensare che bisogna avere sempre un Pokémon, che ne so, il primo Pokémon tipo livello 15 per andare a battere Rock. Ti faccio un esempio. Brock, non so perché ho detto Rock. Brock. Chi è il primo, ecco, capo palestra? Non mi ricordo. Voi vedete, no, il gameplay, giusto? Aspetta, adesso stavo a cazzeggiare. The Brock. Sì, lo vedo. Perfetto. Guarda, per questa puntata di Play Cerbero è veramente una vergogna, veramente. Spargete la voce che si sta giocando a Pokémon al Cerbero. Un bel tuffo dove vogliamo noi. Omaggio ovviamente, no, di Dario Moccia. Aspetta, devo collegare... Ma infatti, zio, ci sta un mercato assurdo dei Pokémon. Ho saputo pure che le vendono un sacco di carte Pokémon... Ed è un mondo, diciamo, insidioso, così possiamo dire. Un attimo che... No, un attimo che devo collegare il DualShock. Eccoci. Un attimo, Aspettate. Quale starter dovrei scegliere, raga? Chat, iniziate a consigliarmi. Quale dei tre? Io ovviamente sceglierei quel Pokémon che avete messo sulla mia sedia, ragazzi. Cioè, non penso sia stato messo lì a caso, oppure no, sì. No, non è stato. Io ho sempre preferito Bulbasaur, devo dire, però Charmander pure è bellissimo. Cioè, mi piacciono tutte e tre, però alla fine prescegliavo sempre Bulbasaur, non so perché. Io ovviamente, ragazzi, sono sempre stato legato al tipo fuoco, ma anche a Charmander, Charmeleon, Charizard. Cioè, sono i miei preferiti in assoluto, quindi di cosa stiamo parlando? Ma eccoci qua, il professor Rock, il grande professorone che non riesce a capire se sei maschio o femmina. Ma io oggi non ha sempre dato vibes strane. Ma perché è così interessato ai bambini di canto? È il primo sostenitore dei diritti LGBTQ+. Dici? Sì, hai visto che parla neutro? Che vedo che stavano avanti questi giapponesi, Il professorone Nidoran. No, Nidorino. No, questo è ragazzo. Nidoran col simbolino se è maschio o femmina. Tipo, questo qua che è la femmina. Sì, mi pare di sì. Vabbè, studio dei Pokémon è il mio lavoro, grazie. Lo sappiamo. Ma non c'è dava Nidorino all'inizio? Ho capito male, ce l'ha a fianco così, no, casualmente. No, tu fa vedere. Queste sono le bestiacce che potrai o catturare o uccidere, mio piccolo bambino. Cioè, diciamo è quello. Siamo dei bimbi o delle bimbe? Beh, nessuno dei due, però se dobbiamo scegliere direi una bella bimba. Noi siamo ascesi da queste definizioni. Siamo una bella bimba, Simo. No. Allora, il nome è importante. No, io volevo chiamarlo in un modo, ma non c'entrano i caratteri. In chat ci hanno detto la bamba, però non era tra le opzioni. Anche il nome del personaggio è importantissimo, ecco. Scegliamolo insieme. Chiamalo Franco, si capisce comunque. No, Frankin al limite, guarda, lo chiamo. Secondo voi Frankin potrebbe essere un buon nome? Beh, fammi pensare. Rubino, spio. Cigalone non entra, Franchino non entra. Vediamo un attimo. Pasuso. No, adesso. Franchi. No. Franchi. Franco. Tutti Franco. Che? No, niente, consigli che danno in chat è un po' grevi. Oh! Che succede se premate? No. Non ci sono tipo le lettere no, con l'accento. Oh, cose strane. No, qua non ci serve niente. No, Cigalò.
Cigalo. Cigalo. Il Crimi pure. Il Crimi fa ride. Che vuol dire il Crimi? Il Crimi. Il criminale abbreviato, ah, però il Crimi. Il Crimi. Il Crimi. Oddio. Sì, il Crimi. C'entra, hanno scritto in chat. Ah, Crimi, sì. Ho letto in chat. Velo, 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 sì. Il Crimi. Il Crimi fa ride. Il Crimi. Il Comi. Il Crimi. Allora, ti chiami il Crimi. È tipo per Crimi. Per... Oh, so il Crimi. Allora ti chiami il Crimi. Oddio. Ah, pure il rivale, eh. Il mio... chi è il rivale de El Crimi? El Crimi, è Dudubi. Arriva Dudubi, da ragazzi. Per forza. Metti Dudubi, sì. Farina. Te stesso che ti arrivi a romper culo. Purtroppo sì. Cibi. Una benvenuto Il Crimi. Dai, regà. Ora vivrai una magica avventura. Sono fomentatissimo. Allora, beh, andiamo via. O c'era già qualcosa nel computer? Mo, scusate, ma di porno. Ma qua alla fine devi giusto uscire, andare al boschetto, prendere il Pokémon. C'è la pozione, è importantissimo. Ah, è vero. Quanto è saggio. Tu ricordavi? Sì. Mi vedi. Io ci ho giocato un sacco, ma non mi ricordo se c'era in tutti una pozione, però generalmente c'ho sto ricordo di... devo parlare con mia madre, quindi prego. Io ricordo che l'ultima volta che ci ho giocato, che era... Mamma mia, aspetta che ci siano sabati. Grazie Erbanana, grazie per il sub. Stavo a dire, l'ultima volta che ci ho giocato, che l'ho peraltro finito, non so se ve lo ricordate, era quando stavo in ospedale, che mi siete venuti pure a trovare con la live, che c'è stava già il Cerbero, no? Che lì dentro non c'era internet, e quindi io per 2 settimane non ho fatto altro che giocare tutto il giorno a rosso fuoco con X2 de velocità e lo finì tipo con 5-6 giorni. Ma era proprio... che l'avevo proprio platinato un altro po'. Beh... che devo fare? Oh. Meno devo stare tempo. Mo devi andare al boschetto. Ah. Dato che ricordi, okay. Regà. Devi andare al boschetto per andare tipo alla città sopra e c'hai il prof che te ferma. Sì, ma qua è troppo a colori. Ok, voglio zoomarmi sì, un po' la gamba. Non mi ricordo così. È perché questo qua è quello, è il remake, Marco Lì. Il primo era bianco e nero. Poi questo l'hanno rifatto con roba pure un po' aggiuntiva, però a colori, eccetera. Fu una sorta di remake. Ne stavamo a parlare con Simone e Davide, avevo capito che era uscito insieme a rosso e blu. No, perché quando il primo che ci avevo avuto io, che te parlo che ero proprio bambino, che era sul Game Boy, quello là bianco e nero, era Pokémon giallo e Pokémon rosso. Poi uscì verde. No, prima rosso, blu e giallo è uscito un po' dopo, mi ricordo. Perché qual era quello, regà, che stava solo in Giappone, che non c'avevamo in Italia? Perché mi ricordo che noi avevamo rosso. Verde, ma io non lo sapevo. E blu, mi sa. E quello verde stava in Giappone. Il verde non avevano in Italia. Vedi, il verde non c'avevamo in Italia, vedi, è vero. Sì, è vero. Sì, me l'ha detto Davide oggi pomeriggio, perché oggi pomeriggio stavamo parlando. Stavo a Davide. Perché, tra l'altro, è un'idea di Davide, effettivamente. Mi ha detto, è uscita da lui, no? Oggi pomeriggio. Hai capito, Marra. Ho dato delle info pure sul verde. E ci stavamo ricordando, tipo, storie di quando eravamo piccoli. Io mi ricordo che, ad esempio, c'era questo mio amico che diceva che sapeva tutto. Ah, perché all'inizio c'erano solo in inglese, io mi ricordo. Appena sono arrivati, c'erano solo le ROM in inglese. Ok, queste ROM inglesi. Giravano e c'era questo mio amico che faceva finta di sapere l'inglese e quindi era tipo il più popolare della scuola, ma dico a 6 anni. No, io mi ricordo le carte dei Pokémon, che c'era un amico mio che era stato in Inghilterra e è tornato quando in Italia ancora ne erano uscite tipo 6 mesi prima. Claudio, te conosci, e praticamente che ci diceva che se questo potete capire, tutti ci giocheranno. Noi non gli credevamo, invece 3 settimane dopo
Stavamo tutti le carte dei Pokémon al Game Boy. È stato un attimo, raga, quel periodo, una febbre, mi ricordo. Io avevo 12 anni. No, di meno, 11, tipo. Poi non ricordo mo così precisioni dettagli, perché parlavamo davvero, raga, che andavo, c'avevo davvero 6-7 anni, c'avevo il Game Boy con Pokémon giallo, quindi ero proprio un bambino. Fu il mio primo giochetto, e per quello mi ricordo che era bianco e nero. Poi questi sono riusciti dopo, ma non mi ricordo in che anni uscirono questi. Può essere tipo 2005, 2006, boh. Questi, sì, era già un po' più avanti. Era per il Game Boy Advance. Mm-mm. Questi qua. Mi ricordo che erano passati comunque tot anni, e poi avevo smesso e poi ripresi solo per giocare a questo, pensa un po'. Mm-hmm. Mi ricordo che ero già, ci avrò avuto 10-11 anni, stava ai medie, ma non mi ricordo. 2006, 2004 stanno a dire, o 2004 o 2006, raga. 2004 però leggo di più. Bianco e nero io non l'ho mai giocato. No, anche no. Neri non l'ho mai giocato, raga. Sono arrivato fino alla terza generazione io. Ercrimi. Voi fino a quale generazione siete arrivati? Me sa io la terza, non so neanche se la quarta me la ricordo, onestamente. Io la seconda l'ho un po' vista, ma in realtà... sulla prima, ma che davvero, ma sono un boomerito. Poi in chat invece più avanti vedo, sesta, quinta, leggo, ultima. Vabbè, ma quante sono le generazioni? Questa è una bella domanda. Ok, questo è il momento fatidico, eh. Vai. Non si torna indietro. La scelta è tua, Simo. Oddio, Squirtle mi piace tantissimo. Molti di questi ragazzi magari si sono avvicinati ai Pokémon che erano già usciti alla terza generazione, quindi per loro non c'era la differenza. Noi l'abbiamo visto, quelli nuovi erano strani, erano tipo Digimon per me. Allora, poll in chat, dai. Decisione popolare. Vai. Dio mio. Nuove generazioni, raga, sono una cifra. Pensa quanti cazzo dei Pokémon si sono inventati. Solo che molti che ho visto io facevano proprio cagare. Quelli nuovi sono. Qui ho la chat, cagare, qui tipo. Sul telefono. Vi leggo. Pokémon voglio telefono. Seguire il sondaggio. Se i mod lo stanno facendo, mi stanno a fare un favore. Il pull, eccolo, dicono. Eccolo. Charmander. Vediamo un come po'. Come ha vinto Charmander? I mod l'avevano già fatto. Rifatelo. Ma perché? Vabbè, io ho votato Charmander e gli stiamo. Vabbè. LOL. Ma c'è un po' l'attivo, no? Ok, sì. Sì, l'hanno rifatto. Sì, sì. Dov'è? Grazie comunque, c'è una bella per tutte gara. Le sub. Bromis, grazie a Clippa Lippas. Dov'è il poll, raga? Voi lo vedete? Sì, sta vince Squirtle per adesso. Squirtle. Primo Squirtle, secondo Charmander e terzo Bulbasaur, ma c'è una bella situazione di parità. Olè, Charmander passa in testa, attenzione. Oh, attenzione, no! Attenzione. Perché non mi volete? Aspetta. Raga, che vi devo dire? Io sono di parte, quindi... Perché? Nessuno mi vota! Squirtle che chiede i voti, che implora. Oh, oh. Oh. Mi devo mettere gli occhiali come quando sono in live. Non c'è Charmander. Ho provato a metterlo, ma non c'è. C'è solo Squirtle. Che punto siamo? C'è una parità della Madonna tra Squirtle e Charmander e non manca molto, ragazzi. Diciamo che ormai Bulbasaur è stato scartato ormai, poverino. No. È triste, infatti. Reazione a caldo. Bulbasaur, come ti senti di aver perso il poll per essere lo starter di Play Cerbero? È stato comunque bello partecipare. Poi comunque tutti ci siamo impegnati molto per questo evento e comunque... importante aver partecipato.
diplomatico. Marito sempre. Votate, sta per finire. Votate. Guarda i voti come salgono lentamente. Dovete votare. Scegliete, cazzo. Votate. Ha vinto lo sport. Volevo mettere un'altra cosa, ma ce l'ho solo sulle guance. Niente questo. Però sorrido sempre. Stai tutto in ritardo, Marco. Oh, allora, ragazzi, c'è una parità disumana. Andata così. E no, è sì. Che non fa la faccia triste. Sto oh, si potrebbe vincere per un voto qua. C'è ma una situazione dura di sondaggio. Oddio mio, vabbè, 188 Charmander, 186 Squirtle. Un botto, sta per finire, sta per finire, che cazzo? No! L'ultimo! No, ha vinto Squirtle per un voto! Per un voto! Ma porco... Vabbè, me tocca prendere Squirtle, regà. Stanno a rosicà. Prendo Squirtle. È andata così, ragazzi. È andata così. Prendo Squirtle. È la democrazia. Oh, che bello! Oh, il sciacquetto! Vai. Soprannome? Assolutamente sì. E mo ci divertiamo. Qua abbiamo più caratteri. Il Crimi deve scegliere il nome del suo primo Pokémon. Quale potrà essere? Allora, il Crimi... È pure maschio, sì. È pure maschio. Squirtle. Rocchiarello. Mister Sborra mi piace. Beh, in effetti. Perché Squirtle... Dai, secondo L'ologio. Me... Sai come dovresti scriverlo, sì? M alta, R bassa, Sborra alto. Madonna, quanta dedizione. Lo so, sì, le cose vanno fatte bene. No, giusto, giustissimo. Hai cancellata R? No, ho sbagliato, infatti. Ma poi Borra, minuscolo, no, grande, no? Sì, 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 grande, grande. Ma non è che questo è troppo offensivo? Vabbè. Ma non credo, non è offensivo. No. Per chi? Ma non è online, non c'ha, diciamo, ste... Ciao, sono Mr. Sporra. Non ha le policy. Cigalino pure. Volevo... Stavo a pensare io qualcosa inerente a Cigalone. No, ma però... perché ci assomiglia... Io guarda, Squirtle con gli occhiali da sole, tipo, no? Cigalois, tipo in mischia Cigalone e Blastoise, sì. Oddio, Cigalois. Non lo so, aspetta, pensavo che era tipo pure in chat, mischiate Cigalone e Blastoise. È che tipo che Cigalone e Fuà, tipo Cicalua. Cigalois. Cigalois. Cigalua. Come lo chiamava Blur, se no... Blastone. 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 A me piace più Cigalua, onestamente. Mi piace Cigalua, dai. Cigalua. Dubbi cosa scegli, Cigalois. Ovviamente. Quello che Cigalois. Mi fa... Quello che mi fa super efficace, guarda che stronzo, tu dubbi. Oh, Charmander si è preso il culo alla fine, cioè è rimasto là Charmander. Sì. Coraggio. Oh. Aspetta, il Crimi, proviamo i nostri Pokémon. Questa è la versione di Franchino. Versione teatrale. Eccoci qua. Dudubbi che arriva e fa... Sono antipatico. Ti sfido a duello. Dudubbi rivale. Marco. Cigalua, pensaci mangia tua. Della pasticca. Ma Marco, mangia della pasticchetta Xyuder, così ti viene la faccia. Ah, sì. Insomma, qual è?
Adesso la cerco subito. Dai, su. Scrivela su WhatsApp. Tanto c'ho solo azione e colpo coda. Hanno fatto le bet pure per la mia vittoria o perdita qui, Quindi io ho paura. Forse ora provo a fare un colpo coda, così, per dare un po' di strategia a tutto questo. Oh, no, no, attacca prima lui però, cazzo, forse ho sbagliato, forse perdo. Merda. Oh, shit. Guarda, faccio un altro colpo coda. Me la rischio, un altro colpo coda, dai. Marco, come la stai prendendo questa mia decisione? Non tanto bene, stavo pensando a un po' catafrattito. Una intervista no. Un po' di Clouchard. No, no. Ma regà, ho paura. Marco, che vuoi che dire? Ma pensate che io non sono un esperto di Pokémon! Pensate che io non ci ho giocato tutta la mia vita e so cosa posso e non posso fare, che non c'ho la strategia qui dentro! Pensate questo! Bene, vi sbagliate di grosso! Io sono dentro al Game Boy, perché c'ho vissuto, me lo sono portato in campagna dalla mia prozia, ad Olevano Romano, e stavo lì dentro la macchina di mio padre a giocare ore ed ore. Io l'ho respirato, ce l'ho avuto dentro, nel sangue, e uno non sapete un cazzo, zoomerini di merda. E mo vedete come ci arrivo al primo capo palestra in un batterbaleno. Andiamo. Scusate. Niente, c'è Marco che voleva andare a stazione Termini, poi ha cambiato idea, no? No. Bene, siamo qui. Dopo se ci annoiamo andiamo a fare un giro. Hanno dei baraccopoli da visitare. Interessante. In chat stava di attacca. Guarda, scherzo, su WhatsApp, voglio bene, Marco. scherzo. Sto a trollare. Guarda WhatsApp, Marco. Sì. mi calmo. Ma che vuole questo? Consigli utili. A me non serve nessun levati. Allora, chi è questo? Stop. Dovrei curarmi forse. Forse dovrei curarmi. Uso la pozione che mi hanno dato all'inizio, dai. Ah no, mi ha curato lui. Come non detto. Voi che Pokémon sceglievate di solito all'inizio? Charmander. Ovviamente. Io mi facevo la squadra, c'avevo Charmander, poi c'avevo sempre un Gengar, Alakazam, oddio. Vabbè, Pikachu, però una certa lo levavo, poi c'avevo... Oddio. Siamo pronto per giocare a Fortnite. Mo non mi ricordo, raga. Comunque c'è una bella squadrina, Ma giochiamo a Fortnite? Sono sempre gli stessi, più o meno. Ma c'è Xuderone di un altro universo? Sì, questo è un altro Xuderone. Con la barba. Giochiamo a Fortnite. Ma no, questo è uno Xuderone particolare. Si gioca a Fortnite? Allora, sono pronto. Perché paura. Fa un po' paura questo gigalone, devo dire. Ma la Kazam, per averlo dovevi scambiarlo. Infatti col Game Boy lo facevi, però con l'emulatore pure. Io alla fine ci ho giocato solo col Game Boy e con l'emulatore, ma con l'emulatore te lo puoi scambiare pure da solo. Io mi attivavo sia Rosso Fuoco che Verde Foglia, mi facevo uno start nuovo e mi facevo i scambi. Oppure addirittura mi facevo pure le run con tutti e tre i starter fin dall'inizio. Come facevi? Con la roba... L'avrò modificata. Col cellulare tu c'hai tipo la cosa, no? Come cazzo si chiama? L'ho detto un secondo fa. L'emulatore. Tu ti apri sia Rosso Fuoco sia Verde Foglia, fai gli scambi tra loro, fai tutte cose. Comunque io in tutto questo stavo aspettando una pizza che non è mai arrivata. Guarda che potevi farlo pure tu. Cioè tu se vuoi puoi avere tutti e tre starter. Allora, io voglio un Rattata.
No, non ho le Pokéball ancora. Vaffanculo, è vero. Poi vi spiegherò perché voglio un Rattata. No, Cigalua. Come si potrà chiamare il ratto? Vabbè. Chi lo sa? Ucciderà la chat. Social, tata. Dai, su. Social, no. Metti velocità X2. Io approverei. Sai, Simon? Le scritte sono un po' lente, io quello non c'è bomba. La velocità 2 è molto più velocità delle scritte, accelerà. Anche se ad alcuni può dar fastidio, eh. Quindi ma non si lo mette so, nelle facciamo opzioni, no? Sì. Cioè, qua dite. Ah, velocità test. No. Oh. No, la velocità proprio è un trucco, non è una cosa del gioco. È un trucco, sì. E allora fammi vedere un attimo. È la velocità del gioco, che va tutto più veloce, tutto proprio. Te muovi più veloce, fai più veloce. Dipende come lo stai a giocare. Ah. Non so se si può fare, buongiorno. Sto vedendo un attimo. Che sono in camera. Fai le azioni il doppio più veloce, capito? Cammini più veloce, va tutto più veloce. Mi sento tanto bene. Oh! Io per dire, quando l'ho finito in ospedale, l'ho giocato full X2 pure io, velocità doppia. Ma che succede? Non lo posso fare. Vabbè, scialla. Che sta succedendo? Comunque sono contento di sta roba dei Pokémon, perché effettivamente è la classica cosa, una delle cose che perdi quando cresci. Diciamo che io ci sono proprio cresciuto, ero proprio bello infognato, avevo pure tante conoscenze, giochi finiti tutti nella sua interezza. Ci dispiace essermi allontanato da questo mondo, però raga, 9 generazioni, ma che cazzo. Poi l'ultimo gioco l'ho visto una merda, tutto buggato, che schifo. Ma non è meglio questo, porco Dio? Ho messo un po' il testo a 3, è tutta un'altra cosa. L'ultimo ci volevo pure giocare, che era su Nintendo Switch. Bello il Pokédex. Ma ritornassero a fare sti giochi così, però open world. Io quando ero piccolo sognavo di diventare un allenatore Pokémon e di andare con il mio Pokédex a catturarli tutti. Ero come Pokémon non dovrebbe bambino. Avere. Sì, vabbè, un po' tutti, penso. Sì, maledetti di Pokémon, no? Della Nintendo non dovrebbero avere la pretesa di fare il giocone, dovrebbero avere la pretesa di fare un bel gioco. Secondo me sono uno dei pochi che dovrebbero fare un passo indietro. Cioè, se la Nintendo fa i passi indietro, fa automaticamente dei passi avanti. Pensa a prendere dei giochi così, però comunque li rendi, che ne so, open world, più che se può viaggiare in maniera migliore, più cose, boh. Sono tante soluzioni. Cioè, io giocherei più volentieri un gioco con una grafica del genere che l'ultimo Pokémon, che porca puttana fa sboccare Dio. Pokémon bianco e nero, ma chi l'ha mai giocato, raga? Ma queste cose non l'ho mai visto in vita mia. Un uccellino. Ma poi inizi già da livello 5, non mi ricordavo sta cosa. Sì, sempre. Lo starter è sempre a livello 5, sì. In qualsiasi gioco. Per me Pokémon è morto quando hanno smesso di usare sto sistema del gioco. Appena si è creata quella roba che andava in giro tutto strano, quei pupazzetti fatti male, per me è morto Pokémon, raga. Pokémon è questo. A Nintendo io voglio bene, ma Pokémon per quanto erano bellissimi. Bolla. All'epoca poi non capivamo bene, però io ho sempre sognato uscisse per PlayStation. Ma non è mai uscito, perché giustamente era da esclusiva Nintendo, però avevamo 12 anni. Però io non mi curo, non me ne frega un cazzo, sono ribelle. Catturalo, Pidgey. Lo catturo. Certo, non ce l'hai. Lo chiamiamo, come ci stanno dicendo, PidgeyM. Sto morendo, ragazzi, cosa faccio? Provo a catturarlo. Curate, non c'hai pozioni, no. Porca troia. Ce l'ho le pozioni, ma io Survival è diventato, che ho? Vai.
Ce la farò. Eccoci. Noi eravamo convinti che aiutasse mentre lo catturavi. Femmina, come lo chiamo? Cioè. Ah, ricordate? Femmina. Un'uccella. Voi la facevate la cosa che mentre la Pokéball catturava dovevi premere i due tasti del Game Boy velocissimo perché aiutava a catturare. Lo chiamo come il mio... Come il sentite? Mio... Mi sentite? Uè. Ma perché c'è Marco che non parla ma... Uè. C'è Marco che parla ma lo sentiamo. È che lo sto ignorando. Ah, ok. Come stai ignorando? Marco, come mai non ti sentiamo? Io lo sento. Ho capito. Sì, lo sentiamo. Non si fa così, però. Ma lo sentiamo o non lo sentiamo, Marco? Scusate. Io lo sento, tu lo senti? Sì. E allora? Pensavo che non lo sentivamo. Un po' di ritardo, non avevo il dubbio. È normale. C'è un po' di ritardo in questo momento, sì, sì. Forse è tutto inscimminito, quindi è tutto inscimminito. Madonna santa. Che paura. Lo voglio chiamare come il mio dottore, come il mio pediatra, quello che disse a mia madre che ero pieno di merda dentro. Ah, il signore Uccellani. No, Uccella. Ah, si chiamava Uccella? Uccella, perché poi perché è un uccello femmina. Quindi funziona su vari livelli, secondo me. Uccella. Non so se mettere dottor Uccella. No, perché sennò poi perde di significato. Uccella. Pure la chiamavi Ancella. No, no. Un uccellino perché così innocente. Un'ancella, una piccola ancella. E a chi qua mo... Allora, io per la canzone della per la musica del Ma chi cazzo è questo che sta al posto di Marco? Sono il presidente. Ma che cazzo è, Mi sono connesso qui al Cerbero. È un piacere. Siete giovani. Adesso ho aperto il profilo TikTok Tech. A questo punto vado anche al Cerbero e mi consentite di fare un saluto. È stato un piacere. Vi siete ammutoliti? Grazie cavaliere. Grazie per questa dedica, veramente. Noi siamo onorati in quanto suoi seguaci da sempre. Cavaliere, sembra Abramo Lincoln. Perché io mi sono fatto crescere la barba. Come ti ha fatto crescere Lincoln? Questa barba tipo Lincoln? Che questa barbina piace alle signorine. Annotato, eh? È confortevole, tipo un tappetino. Piace alle signorine, sa? Eccomi. Abramo, ma che cosa ci racconta? Continuare, vi saluto. Salve, Abramo, salve. Torno col Chitano, che tanto sei qui a puttane qui dietro con me. Ciao, ragazzi. Come a puttane? Non vi preoccupate, scusate. Ciao, ragazzi. Volevo dire una cosa. Io, quando giocavo a sti giochi, ai Pokémon, specie Pokémon Verde Foglia, avevo in testa un testo per la melodia della musica del centro Pokémon. E la cantavo sempre. E questa cosa la facevo pure con altri videogiochi, cioè c'erano delle melodie ripetitive, no? E io ci aggiungevo le sillabe, le parole. E quindi questa faceva così. Mo che entro, eh? Nel centro Pokémon. Siamo nel centro Pokémon. Siamo nel centro Pokémon. Siamo nel centro Pokémon. E poi qua non lo so. Centro Pokémon. Siamo nel centro Pokémon. Eh? Lo facevate voi? Un po' dolce, ma pure un pochetto, mette pure un po' paura, non lo so. Vabbè, io l'ho cantato un po' da clown pazzo, però immagina una tipo un'infermiera che fa siamo nel centro Pokémon, siamo nel centro Pokémon. È molto accogliente, no? Secondo me sai perché diventa grivizi? Perché so le stesse note che si ripetono, quindi di conseguenza pure il testo. E sì, da un botto dei creepy a priori, sai? Certo, certo. Tutti così qua, sì, si ripetono molto, quindi fa un po' creepy. Però voglio che si popolarizzi e che si faccia una versione ufficiale di questa cosa, che secondo me
acchiappa. Comunque, andiamo avanti. Devo curare. E ricantare tutte le canzoni dei Pokémon. Ma com'è il palazzo? Quello di Lavandonia. Fallo a Lavandonia. Là non... Lavandonia. Siamo a Lavandonia. È facile se sai le note. Fare due in picks. Mo famo dopo. Se ecco, mi è arrivata la pizza, regà. Arrivo subito, scusate. È un'emergenza. Prego, prego. Metto Kamkhidano, metto Kamkhidano. Metta Kamkhidano, metta Kam Kiev. Come va a Kiev? C'è un po' di neve, fa un po' freddo qua. Stai a Kiev? Sì, adesso sì, siamo... No, non a Kiev, però comunque nel nord Europa, quindi fa freddo. Comunque siamo in Polonia, precisamente. Però adesso passo comunque la linea a Pikachu. Oh. Ancora fatto, Pikachu, sì? Oh, sì, sono... Cioè, dove sta? Mi sono fumato un Bulbasaur. Pikachu, ma tu sei imparato foglie lama? Oh, sì, mi sono imparato foglie spade. Ma dimmi un po', quali sono le tue mosse preferite, adesso che sei anche di tipologia erba? Faccio Gnugna Shock. Gnugna Shock? Gnugna Shock. Mm. E poi Wid Solare. Ma il tuo padrone, il signor Hashish, è contento? Sì, sì, molto bene. Oh, adesso sono stato venduto al Cerbero Podcast. Ah, vabbè. Ma Ashish ti ha dato a caro prezzo comunque, non è che ci sei costato così poco. Oh, si fa pagare solo in sostanza. Idrocannone pure ci stanno a din chat, quella è una mossa che ti dobbiamo imparare. Sì, sì, sì. Però è d'acqua. No. Ma c'è qualche bambino che vuole venire a divertirsi qui dietro. Raga. Scusate se mangio un supplì dentro al Game Boy, però non ho mangiato nulla per tutto il giorno. Mi serve proprio le chilocalorie per funzionare come un essere umano. Meglio un supplì che il supplizio del digiuno, no? Esatto. Bravissimo Gianluca, lei è proprio il maestro di vita. Sei ripreso sto vecchio. Ma lo so, non me ne frega un capo. Perché parlo con la gente? Cioè, veramente. Ah. Ma che è? Oh, che sta succedendo? Oh. Oddio, pure sto Pokémon lo catturerei. Oddio, che è? Un verme! Pento, ma perché sei diventato così vecchio? Certo che me lo ricordo. Ercrimi. Che è successo, Ercrimi? La vita da strada. È amico scemo de coso, de quello verde, no? È la vita di strada che fa ste effetti. Io li confondo sempre perché c'ha la stessa cosa evolutiva di quell'altro verde. Abbiamo vinto la battaglia. Come si chiama? Però uno verme, quello verde, porca troia. Che brutto, ma le composti nomi. Come si chiama, regà, quell'altro verme? Non mi ricordo. C'era Caterpie. Bravo, Caterpie. Che schifo. Perché Metapod è l'evoluzione di Caterpie. Invece l'evoluzione di questo, come cazzo si chiamava? Che era uguale, però marrone. Allora, regà, vabbè. Fatemi un po' di backseating. È fondamentale. Kakuna, bravi, Kakuna. Mamma mia, regà, bravi. Oh, aiutatemi, dove devo andare? Vai dietro quel cestino. Allora, che vende l'erba. Va dritto. Devo continuare, no? Qua un po' andate, ti serve taglio. Va sopra, va sopra. Va sopra, vai. Mo dovresti andare. Ah, mo può essere che trovi Pikachu, sì. Qua se trova Pikachu più avanti. Opiamo? Che stai a te? Sì, non sì, è sì, vero. Sì. Fidate. Te non difidate di me mai. Se trova Pikachu quando entriamo qua dentro sopra. Mai, cazzo, vaffanculo. Voglio ti difidate di me, io ci piavo Pikachu qua sopra, raga. Lo prendo, Rattata. Non mi avrete mai vivo. Sta all'inizio del boschetto... Tra le piantine quelle come sali a destra, mo te lo faccio via io. Ehi, eccoli. Ma è raro il cazzo, lo troviamo subito. Questo è l'unico Pokémon che merita, quello dei veri uomini, ve lo dice Pikachu.
E andiamo, abbiamo anche Rattata e lo chiamiamo. Sono molto indeciso su come chiamare un ratto. Quindi dobbiamo sperare dopo lì. Un ratto come si maschio. Può chiamare un ratto? Topolino. Tipo ratto boom. Ratto boom. Ratto boom. Ratto boom. Ah, social boom, bellissimo. C'entra pure, credo. Bellissimo. Guarda se entra. Esatto, sì, Sorcia. Sorcia boom. Sorcio boom, perché è maschio. Però devo fare B-U-M, vabbè. Sorcia boom. No, vado fa boom. Tipo così. Dai, B-B. Oh. Ah, è vero, perché non può fare la doppia O. Non posso fare con doppia O, però vabbè, dai. Vabbè, ma chiamalo così, fa ridere, sì. Non so se c'è un carattere speciale. No. Va bene così, dai. Sì, sì. Per me ci sta. Poi, appunto, se non farmo, come cazzo faccio a livellarli? Sì. Mo qua... Aspetta che io stavo a guardare la live, devo guardare su Discord. Allora, adesso qui puoi trovare i Pikachu nel Bosco Smeraldo, no, sì. Non è devi possibile. Andare, vai sull'erbetta qua a destra e gira. Mettiti sull'erbetta qua a destra e inizia a girare la stecca qua, vai. Inizia a girare la stecca. Ma non erano feriti? Abbiamo curati? Scappa. No, però non lo so, ragazzi, se volevo un puntà per trovare Pikachu, potremmo farlo, perché... Sì, sì. Io vi posso dare la sicurezza che si trova. Lì è qui Pikachu, regà, fidatevi. Merda. È quello che dicono in tanti, ma non mi troverete facilmente. Qualcuno ci ha provato, ha fatto una brutta fine. Mi sta a far culo sto Widow. Gli è Widow. Fast Forward non possiamo metterlo loro. No. Morto. Simone, mi sa che non troveremo Pikachu così adesso. Perché? Troverai la tua morte tra qualche passo. No, c'ho anche altri Pokémon, quindi... Ok. Vado a curarlo. Squilla il cellulare. Vai, tanto se posso... Cicaluare, esaust. Se posso saltare l'erba. Il percorso 2 è il più bello che ci sia. Il percorso 2, il percorso 2. Allora, se vogliamo Pikachu, Simone, devi scappare. Se vogliamo Pikachu, Simone, con gli altri Pokémon devi far fuga. Però tocca calcolare se vogliamo perdere sto tempo, se ne vale la pena avere il Pikachu. Ma voi lo sapete cosa siamo ci fanno nel centro Pokémon? Siamo nel centro. Lo volete Pikachu? Facciamo un sondaggio? No! Pikachu non vuole. Non vuole essere preso il nostro Pikachu. Allora, io devo andare un attimo. Sono latitante da mesi. Pikachu, spiegaci un attimo i motivi per i quali non vuoi essere catturato. Praticamente c'ho già una zia che è stata... Comunque si è fatta 3 anni... E comunque io sono andato a trovare spesso e ho visto com'è, quindi sinceramente mo adesso di farmi riprendere non è che mi va tanto, anche perché ormai sono pulito. Diciamo che tutte le cose peggiori che ho fatto ormai in un certo senso credo di averle scontate, anche se comunque diciamo le mani sporche di sangue ce l'ho, quello sì. L'uomo addirittura fammi rinchiudere dentro quei pallette di merda, a me me va, cioè, ma chi besa in culo? No? Davvero? Vieni, mappia! Cedete solo che prova, belli! Io sto qua! Veniteci! Ah, parla appena su uno, Ma che ne sanno qua, con tutti questi ragazzini che parlano? Io tanto qua a Lavandonia, come hanno io da sempre, al parchetto, tutta la zona qua di palazzoni,
quelli quando entri che parte la musichetta, eh? La musichetta ho messa io! La musichetta! Quando c'erano i programmatori io stavo là e vennevo, c'avevo... Quando c'erano i palazzoni qua, io già c'ero! E tutto lo spiazzo qua, è tutta roba mia, avete capito? Non mi pierà mai nessuno! Ci va a provare là, il Crimi, tutti amici sua, quello là, quello grosso che fa... fa pure... che si allena con quelli da palestra di lotta. Col cazzo che mi pierete! Anfabi, bello! Cicalua, dici? Il Pokémon. Cicalua, lui sì! Vero, là c'è la palestra delle lotta pure, ci sta. Questa è una pizza diavola alla quale è stata aggiunta dell'anduia. E della prassi, penso, ormai, no? Sì, sì. Sta un pezzetto. Diciamo che le cagate poi sono belle. Io lo faccio soprattutto per quelle. Io penso che chi ama così tanto il piccante come il sottoscritto è un po' autolesionista. Beh, come possiamo descrivere, diciamo, sia il rumore, sia la cadenza delle feci dopo una mangiata del genere? Io oserei dire, tipo, che ne so, è come sparare delle... è come se il culo diventa un piccolo sparacannoni. Squacquarella. Che poesia. Poi, il piccante non è altro... cioè, che cos'è la sensazione del piccante? Che cosa avviene nella nostra bocca? Io so che tipo le papille gustative che muoiono, una cosa del genere. Cioè, si attiva una certa cosa che attacca le nostre papille. No? E quindi, comunque... che cos'è più autolesionistico di questo? Io non lo so. Dobbiamo scegliere due cose. Una, se prendere il Kitashu. Due, se arrivare a Plumbeopoli e prima delle 22:30 e far vincere o perdere qualcuno. Perché ci sono dei punti rana qua. Se alle 22:30 noi arriviamo a Plumbeopoli, la maggior parte delle persone perde, perché tutti hanno quasi scommesso che noi non ci arriveremo. Se invece ci arriveremo, vinceranno, quindi... vedremo dove arriva Plumbeopoli. Se deve solo Regent Trash. Andiamo. Lancio, vieni. Come vai, Pikachu? Te ne vai, bravo, bello. Non vuole il bello. Bello, Caterpie, dentro una farfalla. No, io lo voglio. A me invece metti di trapa che balla merda. Però... vabbè. Però per farmarlo è bello lungo. Aspetta che mo torno, vado un attimo in bug, no? Io sono il Kitashu. Ma volete che io fugga dalle battaglie, regà? L'hanno detto un sacco di volte questi ragazzi qua, sì, ragazzini. L'hanno detto più di una volta, non li ascolti però. Ma eh? Se io fuggo e poi sto a livello 1, devo... no, cioè guarda, dai. No. Allora non lo chiede però, se tanto decidi te. Cioè. Ma è la problema. Mi dà un sacco di... de però te dirò, se tanto... non mi catturi, meglio che continui a combattere, va. Oddio, che palle. La Madonna. Livelli con gli allenatori nel stadio, ok. Sabbate, regà! Sì, sì. Riattivo gli alert. Così se volete scriverci qualcosa lo sentiamo tutti. Guarda, Bosco di Plumbeopoli in pure domande, insomma, se volete... usate le sub anche per comunicare meglio con noi. Così vi sentiamo e comunichiamo. Usazione, che so Pokémon erba!
Ma cosa? Può fare allenatore questo? Mi vuole catturare? Ma che te pensi, a chicco? Eccoci. Bicchiere S. Musi ha insinuato Redangas donandogli una sub. Bicchiere S. Musi gifted a tier 1 sub to Redangas. Bicchiere S. Musi grande bicchiere 54 gift sub Sinte Channel. Vitrans 96 si è insinuato per il settimo mese. Grazie, grazie a tutti, raga. Primo allenatore. Questo è uno di mia. Non so, cazzi tua. Ne ho liberati molti andiamo, altri. Andiamo, andiamo. Rick piglia Mosca. Stai armato, eh? C'ha il retino. Sta attento, eh? Oh, troppo veloce io, perché... Ma che scritto, è lento. Dai un po'. Merda. X Luca 54 si è insinuato per il nono mese. Grazie. Sabate, grazie mille, regà. In basso a destra c'è un oggetto. So, hanno scritto un chat. Ok. Pikachu ci sarà solo nei live Pokémon. Se vi piacciono, sopportatele. No, non tornerà più. Avvelenato. Potrebbe diventare una serie tutto questo. Si deciderà in base anche al vostro feedback. Anzi, principalmente al vostro feedback. Vuoi cambiare Pokémon? Ma sì, dai. Uccella. Bravo. No. È un po' al pari. No, uccella, no. No. Uccella, no. Oh, ma no, non usano mai così tanta azione i Caterpie. Oh. C'è il primo Caterpie che usa azione David così tanto. Davide ha regalato 5 sub alla chat. Grazie, 5 sub, grazie mille. Oh, sei riuscito grazie a far ammazzare un uccello d'ambrugo. No, ma infatti mo grazie, arriva Davide. Arriva Social Boom, al lavoro già tutto fatto, che fa un minimo sforzo, e i punti esperienza si riprende lui. È stato sbavato però, attenzione. Grazie Davide. Potrebbe... No, invece... Occhio, te sta sbava tutto. È morto. Certe sele di livello 4? Sì. Mi sono fatto schizzare un po' di Caterpie qua dietro. Una cosa così. Poi me l'hanno i sordi. Top. Oh no. Ah, un oggetto in basso a destra. C'è qualcuno avvelenato, me sa, eh. Che senso? Più cammini e più si avvelena. Me sa forse un po' più basso a destra, sì. Stai uccidendo un Pokémon. Prova un sotto. Allenatore. Il tuo Pokémon è esatto. No, io non l'ho visto, sto grazie, cercando di capire. Ah, sì. Eccolo. Non avevo proprio visto prima. Grazie per la sub. Walter 276 Walter. Si è insinuato per il 25esimo mese. Grande. Oh. Ah no, sì, era giusto. Scusate. Ho
fammi arrivare al 5 Sorcial, dai, su. Giucas Casella 66 si è insinuato per il 16° mese. Grande Giucas. Uno di noi. Le regole della Kaizo. Ma la Kaizo è quella che sta facendo Livio. Fede, lo sappiamo di Pikachu, ma non è di nostra competenza. Che è la Kaizo? Era quella associazione segreta legata alla nostra azienda? La Kaizo, la Kaizo è una mod di questo gioco, credo, che randomizza tutto. Che fa? Randomizza tutto. Ah sì, diventa difficilissimo. Sì. Ho visto le live di Livio e è divertentissimo, effettivamente. È una cifra. È una follia. Vabbè, ma prossima settimana facciamo sto Kaizo. Si potrebbe fare. Iniziamo run Kaizo fatta bene, però in tipo, che ne so, in un certo modo. Kaizo! Vediamo, cioè, andiamo avanti con sto salvataggio. Se. Però il 2X è obbligatorio, eh. Così è proprio il gioco reale, però. Cioè, è proprio quello vanilla, diciamo. Sì, sì. Senza dubbio. Sta live, è l'emblema proprio del vanilla. Oh, no, cazzo, ma io c'ho... No! Meno male che Star 5, almeno... Forse con Rattatal 5 e dopo opzioni gliela posso fare. Vabbè, sì, vedi il lato buono. Se mori, te risparmi il viaggio di andare a curare i Pokémon, eh. Ce la posso fare. No, non ce la posso fare. Questi sono cazzuti. Anzi, che canta bene, no. Masco non perdona, Kiko! Sto vedendo una mignotta, ma da poco di veleno. Avevo detto! Per Pasco non perdona. Ha rotto il cazzo. Dai, che forse c'è un bel livello 6. Non vai. Sono morto, gliela faccio. Ce la potresti fare, ce la potresti fare. Accette. Come attacca? Ah, perché te sta a diminuire la velocità, quindi sì, te sì, può sì. Fare due attacchi di fila. Vedi, ad un attimo rimorchi a me la Nidoran. Ecco, brutto colpo. Mo livello figura un po'. Livello 6 sicuro, zio. Sì, sì, sì. Non vi preoccupate, sono un esperto giocatore. Mo me curo. Grazie. Ema Vabe ha insinuato Palestron donandogli una sub. Ema Vabe gifted da tier 1 sub to Palestron. They grazie, have given 23 gift subs in the channel. Alla fine Sorcial Boom e sarì, cioè. Comunque sta a fa il suo dovere. Oh, si torna in due. Vai, andiamo. Speriamo che settimana prossima non ci rompiamo il Kaizo. Potremmo romperci il Kaizo. Ma andrebbe bene così. Dai. Ci deve stare lì però. Easy. E vi dicono... E dai, magari. Se vi dicono qualcosa su di me, io non ho fatto un cazzo, eh. Pikachu, tu te stai a salvare che non volevo andare a piatto. Come senti perché... Livio? Sento Livio Marco. Non ho fatto niente di male io. Gli chiedo se vuole entrare. Disco. Eh sì. Bravo. Dai. Livio, io sto in live da Play Cerbero. Stiamo giocando a Pokémon Verde Foglia. Se vuoi collegarti su Discord, vieni e un moderatore ti scorterà in stanza live con noi. Ciao. Vai, continua. Sì. Casomai, moglie scrivo io, sposto. Kakuna! Questo al massimo si rinforza le ore e ci fa perdere tempo, infatti. Bene. Assume una difesa che gli fa 25 miliardi di attacchi. Sto pezzo di merda.
Ma devo fare colpo coda, cioè. No, no. Come no? È inutile. No, va de, va de coso, va de azioni. Fai azioni su lui, Simo. Tutte azioni su lui. Vai, sì, sì. Vabbè, dai, io sto a fa. Sì. Anzi, pure con meno mosse di quello che credevo. Non aumenta più la difesa. No. No. Dita al culo. Ma poi non ho capito, cioè, Kakuna perde tutte le mosse quando si evolve, cioè non c'ha più azione sta merda dei Pokémon, come funziona? Attacco rapido, attacco. Oh, vedi che Social Boom si è ritrovato fortunato a rimanere l'unico superstite. È il tuo Pokémon più forte, mi sa. Ma a me è Rattata, vabbè, mi è sempre stato simpatico. Sì. Ma poi come si chiama? Radicate, come Radicate. Si chiama? Quello là pure non è male, in realtà. Questo lo voglio abbattere con Cicalua. Mi serve un po' d'esperienza, no? Che non li vuoi curare? Li voglio andare a curare. Ah, dall'altra parte puoi andare a curarli. No. Ma che è stato a fare ancora qua al parchetto? Ah, ce la potresti fare se eviti gli allenatori. Solo che ci sono certi punti, sì, dove è tipo inevitabile, credo, verso la fine che tu li eviti. Facciamo così, torno indietro. Quindi diciamo che potremmo andarli a morire. Torno indietro e famo una cosa fatta bene. Gicchi, hai capito che sono armato? Porca puttana Eva, perché rimango sull'erba, sono un idiota. Compro un repellente, bravi, bravi. E il compro un repellente, così almeno ha senso che lo facciamo. Beh, per le live penso che i repellenti sono oro in certi punti del game. Quindi sicuramente se famo una run seria fatta bene, devo fare uno shop dei repellenti infinito. Che buono. Ora lo facciamo. Così pure poi ti dirò adesso come adesso che tocca livellare un minimo per non andare là. Grazie a Sabba. Grazie Delmo. Delmo si è insinuato per il 28esimo mese. Bello Delmo. Ma qua c'è una palestra. Oh. Ma adesso è chiusa questa. Questa qua è una che ti ritrovi verso la fine. Mo dovremmo fare due scelte. O se livella mentre andiamo lì, o se arriva lì e livella là che abbiamo, diciamo, dei Pokémon selvatici un po' più forti, quindi facciamo più punti esperienza. Ma voi ci avete mai pensato quanto può essere imbarazzante per un Pokémon parlante essere sempre nudo? C'è Giovanni Fois dentro, sì, sì, è vero. No, sbagliato. Che dal momento che parli come Pokémon senti il bisogno anche magari di vestirti. Nessuno c'è un vestito. Qua dentro tocca ritornare verso il fine game e trovi Giovanni Fois con tutti i Pokémon a orma di merda con sopra il pistacchio. Oh no! Paradisiaci. Oh, c'è Livio, lo sposto. Ah, grande Livio. Praticamente il professor Rock a un certo punto i genitali dei Pokémon li prende, li afferra saldamente. Vocale 1 non c'è nessuno. Ah no, eccolo. Ahimè. Livio! E lo butti fuori per favore, Livio, già se devi già iniziare a essere troppo Livio.
Diciamo che non è il miglior modo di entrare in, in una vocale. Il modo Livio ce l'ha solo Livio. Voi avete richiesto Livio, avrete Livio. Bene, va bene, va bene. Comunque ti volevo dire una cosa, Livio, ma è un mio fake ricordo? Oppure qua sotto al boschetto si poteva trovare Pikachu effettivamente? Sì, sì, al bosco lo puoi trovare Pikachu al 5. Appena entri a destra, eh? La... In un posto del bosco. Ah, ecco, qua a destra, qua a destra. Ma qua. Non è a destra, il bosco è raddoppizzato uguale. Che cazzo vedo io? Ricordo che da ragazzino mi mettevo qua. Ah, raga, posso io. Che quella è la piazza mia di spaccio, sto là dietro. Ma chi vuole vedi più di me? Ma chi è Ciccio Gamer? Bella, Maguri. È Pikachu. Bella, posso, Ciccio Gamer 89. No, so Pikachu, però so anche un grande imitatore di Ciccio Gamer 89. Questa in realtà è la mia voce. Oh, sto a setta tutte le cose, mannaggia voi, mo. Oh. Ciao, Livio. Ciao. Sto bene. Eccoci. Allenatore. Vai, vai, Goccigalone. Fagli scuola di botte. Scuola di botte. Ce l'hai la mossa a scuola di botte, Simo? Azione, già a scuola di botte. Ecco. Scuola di bolle, pure gli fai pure. Fagli un po' di scuola di bolle. Scuola di bolle. Scuola di bolle. Scuola di bolle. Dobbiamo vedere domani. Ah, a grazie, Ricky. Lorenz si è insinuato per il 38esimo mese. Eccoci qua. 38 mesi, oh, me coglioni. Grazie. Cicalua fallisce, no. Non fallire, Cicalua. T'ha mille sbavato, dai, dai, dai. E la madò. Vabbè. Alla fine sto a pensare che se mi catturate e mi fate divertire andiamo alla Lavandonia. Io vi porto a 2-3 posti. E divertimo. Alla Lavandonia te mi sa che ti fumi quei Pokémon Pikachu. C'è Gasly, mi sa che ti fumi i Gasly. Ci stanno 2-3 Pokémon d'erba pure fuori che Lavandonia, che sono molto interessanti da aspirare. Ma perché non fate la Kaizo? Ci stiamo a pensare per il futuro. E che Kaizo? Fate i seri, ma che è sta nabbata? Ormai è superato. Dicono di premere la barra spaziatrice. Vabbè, ma noi lo stiamo giocando per i feels, per i ricordi. Ma qua serve un po' di hard, qualcosa di spinto. Qualcosa che spinge Simone a dare le cavocciate al muro. Hai ragione. Mi devi aiutare ad installarla, però. Se vuoi ti mando il video dove ti spiega come fare. Sì. Livio, che hacker. Aiutami a creare il Cerbero. Faremo la Kaizo allora. L'obiettivo è arrivare a Brock. Se riesco a batterlo alla first try, la chat vince un sacco di punti rana perché ha bettato. Alla first try. Sì, ma calcola, è tipo, cioè devi sculare malissimo. No, ma io sono anche un giocatore esperto, come ben sappiamo, i tipo acqua contro i tipo roccia fungono molto bene. Livio. Ma ste ROM modificate in dove si trovano? In vari posti. Se livelliamo Cicalone, superato Brock. Dove dobbiamo livellare Cicalone, sì. È essenziale. Bolla, non azione. Grazie. 10 minuti, Simo. 10 minuti per raggiungere Plumbeopoli. Sì. Ma è davvero, raga? Sì. Ma ce la facciamo, no, no. E fuggi sempre, ma ce la facciamo. Plumbeopoli. Non vedo perché non dovremmelo farci, no? Stiamo a due pass. Stiamo a due pass. Plumbeopoli. Come stai, Livio? Sono un po' incasinato.
Com'è? Mi devo vedere un sacco di cose. Mi sono visto 1899. Poi c'è Avatar che dura 3 ore. Ma Avatar 2? Avatar 2. La vendetta. Che merda. Hanno loro che vanno a chiedere che ne sai? Immagino. E Avatar soltanto mo stanno in acqua con i delfini e fanno, non lo so, giocano con i delfini alieni. Dal trailer mi pareva solo quello. E parite chi sta con le bet su uno sta rosica malissimo in questo momento. Uno che... Ma perché? Che bet avete fatto? Alle 22.30 toccava sta dall'altra parte. Da Brock? Infatti vedi, c'è chi... Ma scusa, metti l'emulatore a 400 per. Ma non ce l'ho sta cosa. Ma come no? Ma ce l'hanno tutti gli emulatori. Ma non è vero, queste cose noi non ma le come non è vero? Siamo dei professionisti. Beh, se... E c'è ragione lì. Se tu vai in alto, tipo dove c'è i file, cose, se vedi un attimo la finestrella, c'hai sicuramente. Dai, adesso mettiamo il 2 per e facciamo vince chi ha bettato uno, dai, facciamo così. Mi dovete trovare perché sono la minoranza che ha bettato uno, quindi Marco sarà d'accordo con me. La velocità aumentata, no? Mi dovreste trovare il trucco, il codice del trucco per OpenEmu, che è l'emulatore che sto usando qua. Bisogna metto un codice per attivare determinati trucchi che io non so. Quindi Mele Pokémon no. Ho a dupere. Già, certo, mi sto tagliando. Ma ritirata che è? No, che scam, ragazzi. È la cosa che stiamo a dire fin dall'inizio della live. Che dovevamo mettere il 2 per in realtà. Ma metti il 400 per. Anzi, adesso metteremo il 3 per. Perché secondo me si crea un'esperienza di gioco migliore. Al 3 per è quella perfetta, dici? Esatto. Quindi, non so se. Non è un trucco, è nelle impostazioni. Mo vado a vedere. Sì, sì. Ma non è un emulatore, ovviamente, ragazzi. Ma quale barra? Simo, tieni premuto la barra. Ancora. Che ne so, sta la diga, non sto a capire che cazzo. Che significa? Cioè, che succede se Simone tiene premuta la barra? Allora. Hai provato almeno? Rispondi a sta cosa così si calmano. Sì, ho provato a premere la barra. A posto, l'ha provato, raga, basta. Nelle impostazioni, mannaggia il cazzo. Non c'è niente. Oh, madonna, mo te lo dico io. Livio, guarda su Discord, guarda. Minuti abbiamo! Okay. Se su trucchi, ma che trucchi? Ma che? No. Twitch, ma regà, che trucchi? Cosa metti trucchi? Scusa, in alto a sinistra, cioè dove c'hai i file in alto a sinistra? Non c'è niente. Sto col Mac, no? Metti i trucchi, porchi Dio. Allora, calmi, con questi alert. Allora, lo cerco al volo, regà. Voi intanto, lo cerco. Tanto so ma cosa che cerchi, so gioca cosa... Timo. No. Vai. Serve adrenalina qui. Sto tagliando perché lo cerco. Dai, se fanno 22:30 mentre lo cerchiamo, così sono contenti tutti. Vai, c'hai 6 minuti, Simone, sbrigati. No. Allora, speed. Ok, up. Che scammati non è giusto, ragazzi. Noi facciamo parte della bet. La bet è su di noi che giochiamo. Se noi siamo così matti da poter aprire e metterci a fare la ricerca su come si fa una cosa in quei 4 minuti che abbiamo, avete bettato calcolando anche quello. Ma poi sai qual è il bello? Se tu vedi bene, stanno a di scam, sia quelli che hanno bettato su uno, sia su due. Perché effettivamente è imprevedibile come andrà, quindi quello che dice Marco è super corretto. È imprevedibile per tutti, ragazzi. Io so Pikachu. E sei te? C'è l'opzione, c'è l'opzione. Ma immaginavo. Via Turbo. Ma che davvero? Lo posso fare, non devo installare niente. Ma te l'ho detto! Eccoci.
Dovrebbe essere è attivato. È uguale. Ma è uguale. Ah no. Boh, lo senti dalla musichetta. No, aspetta, forse è aspetta. Uguale. No, no, è velocità 1, raga. No, aspetta, aspetta. Ci riprovo, aspetta un attimo. No, voleva cercare come si faceva se c'era un plugin, una cosa. Devi scrivere lì su velocità. Velocità turbo, devi scrivere 2, 3, credo. Ma lo sapete che la nuova serie Pokémon non avrà come protagonista Ash Ketchum? No, breve. Chi c'è sta? Ashish Ketchum? Non lo so chi c'è, però... Oppure un buon Livio Marcone? Beh, c'è può essere, può essere. Rimanete sintonizzati. Beh, però se poi scelgono Meliador? No, è impossibile. Ma che ne sai? Non funziona, porco cazzo. Aspetta. Non ci avrete mai a noi Pokémon. Oh, ma dopo la live se la famo una partitella. Dopo un po'. Un po' ci sono. Che risposta è? Per mezzanotte. Mezzanotte sai che io ti cerco. Io, eccolo, eccolo. Dovunque tu sarai, giocheremo. Ma sentite la musica veloce, oh. Sì, oh. Io ci scopo una cifra. Anini. L'avevo fatto, raga. No, sì, è sempre uguale. Non è veloce, oh. È vero, sì. Te ne accorgi quando corri? Fai fuga! Se no stiamo qua tre giorni. Ma che fuga, sì, sta a lottare contro il Cristo. Vabbè, combatti, uccidi, poi fuggiamo. Ormai è persa Ape 1. Ha vinto chi ha bettato 2, palese. Ci dispiace. Non lo so, ragazzi. Ma nulla è ancora scritto, eh. Potrebbe succedere di tutto. Sembrano più veloci le bolle. Tensione, tensione, no, tensione. Hai 120 secondi! Non dubbi! Mo ci arrivo. La puoi farcela! Vai, vai, Simone, vai, vai, Simone! Corri! Corri, Dodubbi! Corri, Dodubbi! No, è lento. Per Crimi! Vai! Adesso è 28, Ma sei lentissimo! Mo ci arrivo, regà, ce la faccio, ce la faccio, ce la posso fare. È lento in culo, bro! Lentissimo, più lento di prima. È più lento di prima, è vero! Ma infatti... C'è stata tanta cosa, si fa più lento di prima, fa troppo ridere. Due secondi. Devi arrivare a Brock? Devi arrivare a Brock? L'ha rallentato. Vai, vai, c'ha solo un Weedle, dai, ce la posso fare. Simone, devi arrivare a Brock, è questa la scommessa? Alla città. E vai, vai, è l'ultimo allenatore, hai vinto. No, è l'ultimo, hai vinto, mancano... Dai, ma dai, tre ore per un bollaraggio, ma che è? Mancano 50 secondi. Ce la faccio, ce la faccio, Boni. Anzi, sei morto. Boni. Sei morto, Simone, non hai perso. Hai perso troppo tempo, Simone. No, ma hai perso, ti ha battuto questo video, è più forte di te. Ma che è più forte? Lui è d'erba. Devi fare azione contro quelli d'erba, Simone. Ma che azione? Ma non è erba. Fai azione su lui, fai azione su lui. No, eccolo, ragazzo, eccolo! Ha fatto azione su te, ecco. Weedle, campioni del mondo! Ma che gli metto Sorcia al buio. Ah, ma ne altri due. Ma perché c'è solo due Pokémon? Ma come solo? Cioè, ma mi spieghi il senso di portare Rattata al 7? Perché si chiama Sorcial Boom. Sì, è carino il nome, però perché l'hai portato al 7? Perché lo voglio fare evolve. Perché allora, ma entro Livio, i 30... Livio, c'erano morti tutti, e ha ammazzato due Pokémon inutili, ecco, che facevano, ragazzi, solamente a forzatore, e l'ha livellato, in pratica. Ma entro e 30, eccoci, 30 siamo compreso. Arrivati, siamo arrivati. Entro e 30, vai, compreso. Ragazzi, allora ci sei arrivato. Entro e 30 compreso. Hai 31. Ecco, Lombeovoli. Arrivato. Vedi, hai scritto sulla roccia. No, dobbiamo far così, ragazzi. È scritto sulla roccia che noi siamo arrivati alle 22:30. Quindi c'è da capire chi è vero. Facciamo così. Com'era scritta la bet? Entro le 22:30.
entro le 22:30 comprende anche le 22:30, quindi secondo me ha vinto uno. È vero, ha vinto uno pure, sì, secondo me. Pure secondo me. Ha vinto uno. Bravo Dudubbi, tu sei uno. Bravo Dudubbi, hai fatto vincere la minoranza. Cioè? Quelli che dicevano che... ha puntato quasi tutti su due. Cioè che ci arrivavo o che non ci arrivavo? Avevano scommesso tutti quasi... Anzi, la maggior parte aveva scommesso che tu non saresti arrivato alle 22:30 e quindi ha vinto la minoranza, cioè uno che aveva puntato che arrivavi entro le 22:30. Entro le 22:30. 22, 29, grazie, 59. In realtà basso, no. Si è insinuato per il quarto mese, minore 3. Repellente. Prendo tutti quelli che posso prendere. Allora ragazzi, qua siamo in 4. Quindi possiamo decidere insieme. Secondo voi ha vinto 1 o 2? 1 era chi diceva entro le 22:30. Tu dici ok, eh. Secondo me entro le 22:30 è stato rispettato. Anche secondo sì, me. Allora, mo è la cosa, 20, batto, 10, batto la palestra first try. Ora la betto. È vero pure che se c'è una scadenza che entro le 22. Ma dove cazzo? Se c'è un countdown che si spegne, però è diverso in effetti. Non è che abbiamo detto ma a 10 minuti, fra 10 minuti. Noi abbiamo detto le 22:30, erano le 22:30, non erano le 22:31, che era un minuto di ritardo, quindi sì. Secondo me sì. Va bene. Comunque, ragazzuoli, io devo andare. No, divertitevi. Siamo arrivati a Brock, ragazzi, ce l'abbiamo fatta però. Battete Brock, per cortesia. Posso dire che i mod hanno scelto che ha vinto il no, quindi ha vinto il no, ragazzi. Ha facciamo così. No. Perché se andiamo a vedere, adesso che ci penso, che sto leggendo anche la chat, entro le 22:30 uno potrebbe intendere le 22:30:00, quindi effettivamente effettivamente se uno lo calcola al secondo e non al minuto, di solito queste cose vanno calcolate o al secondo o al minuto e va specificato, però di base si sottintende anche all'attimo, quindi secondo me è giusto che abbia vinto il 2, dai. Io rifonderei tutti i punti di tutti. Secondo me. Brutto colpo su Verefiche Ace. Aspettate, no, rimango che è brutto arrivata una persona. Colpo. Aspetta, eh. Faceva ride per il meme che vinceva l'uno. Devo dire. Visto che ha vinto il 2, io do buon portavoce. Visto che ha vinto il 2, do questa versione finale. Sì, è stato bello quando i mod ci hanno detto che avevano fatto il contrario di quello che stavamo a dire, come ci hanno convinto in un secondo che in effetti era la cosa migliore. Ma hanno fatto bene, se bene. È vero, migliore, però, cioè, c'hanno ragione, mi fido più di loro, sinceramente, della mia decisione. Detto sinceramente. Adesso c'è un'altra bet, ragazzi, quindi vi invito tutti a scommettere. Sconfiggerà Brock al 5-3, cioè al primo tentativo. Sta per arrivare l'anticristo. Livio, ma chi è questa persona? Sta per arrivare l'anticristo. Che è magico, Meliador. Può essere. E Meggiador, che è la fusione tra i due. Mamma mia, ecco, quello sarebbe veramente il cataclisma definitivo. Meggiador esiste davvero, Livio? Ma chi è entrato? Ma chi è entrato? È arrivato? Yeah. Sì, è arrivato l'anticristo. No, non so perché mi hanno sbattuto qua dentro, devo essere sincero. Pandemion. Buonasera. Sì, sì. Buonasera. Salve. Visto che stiamo giocando a Pokémon. Un attimo, sono dei nabbi, non stanno facendo la Kaizo. Ma l'ho visto prima, ma infatti ho detto, mo mercoledì glielo dico. Mister oh, Meliador. Bella. 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 Meno male una persona seria finalmente in comunicazione. No, ma vai a cagare. La mia persona seria della ah. Lo sto dicendo prima. Chiedo scusa a Pandemion per averlo allora, spostato. Allora io chiedo di sia a Pandemion che a Meliador il loro Pokémon preferito della prima ma generazione. Ma perché a me non me l'hai chiesto? E poi anche a Livio dopo. Ma vai a fanculo. Gianluca, allora, il mio Pokémon preferito per Pokémon bellezza preferito starter. Sì. Per bellezza Dragonair. Bello. Bello. Per Filz Kadabra. Bellissimo. Perché quando ero piccolo prendevo Kadabra, lo portavo al 100 perché non lo potevo evolvere perché serviva allo scambio, ma io ero povero. Perché è intelligente come lui, questo sta pensando. E quindi lo portavo al 100, facevo psicoraggio su tutta la lega e li uccidevo tutti, ero contento. Oh.
Nsanity trattino basso G si è insinuato per il 29esimo mese. Mi come si evocava la Kazam, non mi ricordo. Grazie. Sì. Io sono molto mainstream purtroppo su queste cose. Il mio Pokémon preferito è Quilava. No, Cyndaquil, perdonatemi. No, della prima generazione. No, della prima? Io Cyndaquil che era la terza. Vabbè, Mewtwo, io devo andare. Ciao ragazzi. Ciao Livio. Quanto sei medio, Mewtwo, Blastoise e Gyarados, molto figo. È vero, Gyarados pure c'aveva Scyther era bellissimo. No, Scyther perché t'assomiglia. Figo Scyther. Va bene, ciao ragazzi. Quale levo? Colpo coda ritirata, cosa levo? E leva colpo coda, sì. Ma sì, si toglie sempre quello inutile. Colpo coda. Ritirata che era? Ritirata. Ma aumenta la mia difesa. È sempre per la difesa, credo. Vabbè, ma lo se usa. Beh, comunque, regà, dai, c'ha ragione Livio, pure Gyarados. Infatti io ricordo che la mia squadra preferita in assoluto era Gyarados, Alakazam, Gengar, Mewtwo, Charizard e poi non mi ricordo. Altri poco. Comunque sì, regà, era la squadra più forte in assoluto. A me Venusaur mi piaceva una cifra, con solo a raggio. Dipende sempre da quale starter prendi, perché io ricordo che a seconda dello starter poi te prendevi gli altri due. Tipo io il tipo acqua c'avevo Gyarados, per dire, perché c'avevo Charizard, se no magari chi si prendeva Blastoise c'aveva, che ne so, Arcanine, come lo chiamavo quando ero piccolo. Arcanine, il mio Pokémon preferito era Weezing. È bello, raga, mamma mia. Mi piaceva Weezing. Weezing. Sì, era simpatico. E io i fantasmi... Non è un fantasma. Non l'ho mai usato, come si chiamano? Gengar, Ghastly, Haunter e Gengar. Bellissimi. Ok, sfido Brock, first try, primo tentativo. Con le pozioni. Oh, sì, te sei preso pozioni, quello, quell'altro. Non me ne serve un cazzo. Ma sì, non mi serve un cazzo a me. Vai. Io vado, Brock. Difesa granitica, Pokémon tipo roccia. Ce ne frega allora, niente di quello che dice. Io ho puntato andiamo dritti su due, a buttarlo comunque giù. Io ho puntato su due. Pistolacqua e gli facciamo il culo. Pronti. È super efficace. Ragazzi, io ho il mio account privato mister-flameson dove betto anche io, voglio confessare questo, e ho puntato tutto su due. Il mio Pokémon con Onix, no. O forse guarda, metto gli altri, faccio gli attacchi che riesco a fare, così gli diminuisco al minimo la cosa. Ma neanche, guarda. No, ma sti cazzi. Faccio pistolacqua, faccio il culo. Esatto. Ma è di pistolacqua, super efficace. È più veloce di me. Odobo! Ma dai. Super efficace. Sciottato male. Beh. Io non so chi mi ha sbattuto in live, però va bene così. Boh. L'acqua è più forte che sulla roccia. L'acqua è più forte serie sulla roccia, sì. Ottimo. Ercrimi, la sua prima medaglia dalla strada al riconoscimento. Oh, ma io la voglio giocare la Kaizo. Mi sa che dopo mi butto un attimo su vocale 1, me faccio da una mano a metterla. Mi sa che mi cillo con la Kaizo. La Kaizo è tanta roba, è bello. Raga, mi sto un attimo a infognare con Pokémon, qua è finita. Beh, potevi passare da Poli, facevi tutto quanto, giocavi anche in live, c'è 300.000. Sapete che Brock è stato arrestato alla fine per molestie sessuali? Brock? Ma non Brock si è messo con Misty? Poi c'è stato questo fattaccio negli ultimi anni. L'ha molestata? Ma il Crimi l'ha fatto un giro nelle zone più brutte di della città, non mi ricordo come si chiama. Sì, fa la recensione dei centri Pokémon. Giusto. E pozioni criminali. Pozioni criminali, chiaro. Sì. Le bacche, soprattutto. Bacche chiaro, criminali. Chiaro. Bacche criminali, bellissime. Bacche criminali andavano a fare. Bellissimo. Allora, quindi qual è la prossima sfida? Arrivare alla prossima città? Comprare repellente. Sì. Ce l'ho i repellenti. Ah, perfetto. Team Rocket e Fois è fuà. Sì, perché alla fine c'è stato Giovanni Fois con i Pokémon di tipologia Pistacchio. Basso si è insinuato per il 41esimo mese. Bella rega.
Bella rega. Grazie, Yolog. Yolog, grazie mille. Sabbatevi, ragazzi. Mo che dobbiamo fare? Qual è la prossima città? Guarda la mappa. Come si fa? Aspetta, eccoci. Che bellezza quando vedo ste cose in chat, raga, mamma mia. 41 mesi, una cifra. Mi sa che non c'era la Yolog. Ah no, che ce l'hai, dovresti averla. Sul Pokédex al limite. What? Io mi ricordo che da qualche parte non si toccava può... tornare tipo sotto che te davano le scarpe, le altre cose, tipo. Non toccava. Le scarpe mi sa che non ci sono nel primo. Ma come no? Non è il per primo. Correre più veloce. Ma sì, toccava tornare sotto. Mi sa c'è manca qualcosa, no? No. Ci sono le scarpe, dico. Boh. Perdonatemi. Sono sempre stato team Digimon io, ragazzi. Mi spiace. Che schifo. Ma l'anime è 10.000 volte meglio di Digimon, eh? Questo c'è poco da dire. Poi, al cuore non si comanda, ma oggettivamente è meglio Digimon. Digimon era bellissimo, mi ricordo. Proprio emozionante. Sì, sì, è vero. Ma perché la storia... Cioè, c'era una storia, una trama... Molto più... Sì, più complessa. Più emozionante. Cringimon. Cringimon. Però dovevano tipo salvare il mondo con i Digimon, una cosa così. Esatto. Sì, però l'ho vista un po' comunque uscito dopo, era la copia per me. Da bambino questo, vedevo. Vabbè, certo. Però molti me ne hanno parlato che era figo. De qua, donna. Poi io sai che era figo pure perché c'erano certi Digimon che erano mezzi robotici. Ho visto Ecco, quello però nel primo, primo per Game Boy per Game Boy non c'era, le scarpe. Con la prima volta, primi che l'hanno inserito è Pokémon Rubino. Rubino, sì. Yeah. Oh. Ma che figata. Mo qua con la X2 si andava proprio a cuore. Però porca puttana, off live pigliamo quel Pikachu, Simo, mamma mia. Sì. Non mi ricordo qual era il prossimo capo palestra. Tra poco si evolve. È Misty, Squirtle, al 16, no? Al 16 si evolve. Sì. Top. Il nostro Shikawa. Però con Misty, sì, stai acqua contro acqua. Tocca un attimo pensare. È un'erba, mi servirebbe. O un Pikachu, però. Esatto. Elettrico, dove lo trovi? Oddio, però aspetta, l'elettrico non è debole contro l'acqua. No, è l'acqua che è debole contro l'elettrico. Esatto, è contrario. Ah, è vero. È vero, scusate, sto... No. Ho gaffato, scusate. Scusa. No, viceversa. Assurdo. No, ho gaffato. Eh sì, vedi, c'è server Pikachu allora. Facciamo un pull in chat se vogliamo prendere Sprout o meno il Pikachu. Così ma no, intanto prendo, possiamo ma pure... Fa pure ride, eh? Salem 23 grazie si è mille insinuato. E quello diventa quello che ha la bocca larga. Ma già all'inizio c'ha la bocca larga. Sì, però fa ancora più ride, dico. Forse un po' troppo larga, oserei dire. Ma quanti Pokémon hai catturato in totale? 2. Ratta del Pidgey. Ah, proprio. Ok. I classici. Rattata si chiama Sorcial Boom. Bello. Bravo. Ah, grazie. Dai, che se lo facciamo evolvere è tanta roba. È ancora un livello. Che gioco c'è? È Pokémon Verde Foglia, ragazzi. Mi è sburato. Ah, cioè, brutto colpo. Che grazie Cigalone. Squirtle, cioè. Galois, dura su tutto.
acquisto l'acqua è più, cioè non è proprio sburo, è tipo l'acquetta iniziale, no, insomma. Quello te lo posso dire io da Pokémon, quello è proprio sburo. E allora tipo idropompa che è? Quello è sburo maggiore, quello è sempre sburo. Ah, quindi è, diciamo, è sburo più, più... Potevi passare dietro, no? Di ma no, dimmi... Mo si evolve, sì. Ah. Voglio far evolvere Cicalua. Guarda che certi Pokémon non vogliono evolversi, come me. No, no, ma... Più sei piccolo e più te fa di più le cose. Eh? Perché le caramelle rare, se sei piccolo, ti fanno di più, quindi se ma se evolvo... Non mi va a devolvere. Magari anche il tuo Cicalois non si vuole evolvere. Non lo so. Glielo chiederemo a lui. Ci siamo? Ekans, bellissimo. Bellissima, Fantuz. Cosa? Ha fatto l'immagine della live. Vattela a vedere se poi dopo. Ah. Facciamo vedere. Bella. Va bene. Grazie. Grande Fantuz, bello. Ha messo pure i Pokémon col nome, quelli là che hai catturato. Aia. Aia. Io sono Erkitashu. 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 Ma tocca catturarlo Erkitashu, raga. Erkitashu, sì, se lo catturiamo è Erkitashu. Dai, livello 16, su. Andata. Chissà in cosa si evolverà. Come cazzo si facevano i pull? Sto vedendo. Emozionante. Mi ricordo. Quanti ricordi. Che epicità, ragazzi. Che epicità. Con qualche pixel, quanto sognavamo da bambini. Sì, sì. E poi... Non pensi ai genitori quando gli facevi guarda mamma, c'è si evolve! E lei ti faceva pure ah che bello, eh! Diceva mortacci, che pazienza. Sto ragazzino. Vediamolo e andiamo avanti. No. Vediamo. Però potevi prendere tipo un... come si chiama quel Pokémon che prende a pugni tutti? Primeape, che ne so, quale? Potevi prendere... Se lo trovo. È all'inizio, sì. No, no, c'era anche all'inizio, mi sembra. No. Così si chiama il po'. Se c'era lo prendevo e lo chiamavo con il nome giusto. Ah, Hitmonchan. Sì, sì. Sta davanti, sì, perché sì. Se no erano due. Non si è proprio visto. Per ora solo Pokémon basic proprio. Peccato. Vediamo un po' Cicalua evoluto quanto è forte. Galua. Verde foglia. Donalia, ovviamente. No. Forse sì, dai. No, è una qualità, è un lottatore. Giusto. Però Hitmonchan. Sì. Perché se era Hitmonali, bellissimo. Boh, abbiamo trovato il nome ragazzi, a tutti. Hitmonali. A me non mi avrete mai, anche se il 68% dice catturiamo Kitaku. Kitaku ha la libertà, Kitaku. Se lo toccherebbe chiamarlo Kitaku fatto. Però tipo se fatto si può mettere tipo tra parentesi. Collati tante da così tu vedi le spalle, tu immagini sempre fattissimo, Pikachu. E beh certo, Kitaku sta sempre fatto. Questa qua è una rappresentazione che non mi rappresenta più ormai, questa alla mia destra. Non è più non... hai cambiato faccia, come si suol dire. Ho passati anni Pikachu. Ormai facci vedere gli occhi, Kitaku. Aspetta, avvicinate un attimo come prima, com'era. Vedi, hai battuto Greg. Tutto viola.
Ciao. Il boschetto. Bello. E basta ora, lasciatevi stare. Ma che volete? Basta! Non si mette sotto! E insomma, una volta ho passato una notte con un Nidoran e un Nidoking. Diciamo che se siamo capiti. Bene. Alla pensione Pokémon troviamo qualche uovo in più domani. Ma cos'è, ma? Cos'è diventato? Un trip, cos'è? Oddio mio, siamo arrivati. Via Pikachu! Porcazzo, copiate! Comunque, se non mi ricordo Simo, male, cambia scena, Simo. Pikachu si può trovare nella foresta che avete incontrato all'inizio gioco. Sì, lo stava dicendo pure Gianluca prima, solo che mi sa che è molto raro perché... Sì, sì, ci va un po'. 5% di possibilità. Ci va un po' a cercarlo. Ma l'ha fatto questa? No, dici, vado avanti, sti cazzi. Potrebbe farlo magari off live con la velocità 2. No, però se portiamo la Gaizo è interessante, perché ci ho visto lì a giocarci e mamma mia, scandaloso. Io farei molto meglio. Grazie per la sub. Oh. Scamuele, si è insinuato per il 14° mese. CEO Pokémon di tipo erba. Dai un po'. Da piccoli avete mai creduto alla storia del camioncino da spostare? Che dietro c'era Mew. Si diceva che ci fosse Mew, se andavi sì. mille volte. Non, sì. mi ricordo il... Mi ricordo che sapevo questa cosa, non so se ci ho mai provato, però me l'avevano detto. Era una leggenda, no? Era una leggenda, sì, sì, che però non so come... Ci sono aveva dei video, conquistato tutti i bambini che c'erano dei prima file di gioco. Secondo me ci sono dei video, l'hanno creato forse un fake, se non sì, erro sì. Però è stranissimo come ci siano, ci abbiano creduto tutti i bambini prima di internet, prima di passa parola. Sì sì, ma in tutta Italia, cioè a Roma sento sta storia, al sud la sento, al nord uguale. Avevo sentito pure io, se mi ricordo. Sì, mi sa è famoso proprio nel mondo. Ah, devo insegnare Flash a qualche Pokémon qui. Attenzione. Flash. Flash. Dov'è Flash? Figo. No. Ce l'hai. No, no. Ce l'hai. Non ho Flash. No, c'è Flash. Te la davano tipo in palestra se vincevi, non era così. No, qua io non ho mai giocato questo. Mi danno la possibilità di usarlo, ma sono solo curioso. Non no, mi serve no, Flash. Ah, il Monte Luna. Ah, un bello Zubat. Mamma mia. Quanto li odio gli Zubat. Vai, Cicalois. Ma non metto repellente. Esatto. Giustamente. No, ho sbagliato, sono un idiota. Non sprecai i passi. Se mi traglio. Non sprecai i passi, bisogna anche ricordarsi la mappa. Top speedrun. Oh. Mazza, ciao. A posto. No, va bene. Nicola, c'era anche il super repellente che durava di più.
Ma che è? Oh, un bandito? No, ho paura. Oh. No, il Team Rocket. No, siamo contro il Team Rocket già. Il Team Rockies. Zebat. Il Team Krikis. Ma questi sono dei perdenti. Attenzione, vedi, a Sandwich hai sfornato a Sandwich. Sandwich. Non dar troppo fastidio al Team Rocket, ma vedi, ti lancia le bottiglie, robe così. No. Qui gira voce che se ci vai di notte i Clefari ti danno, ti infastidiscono. Che te fanno? Al chiaro di luna ti cospargono d'olio e ti abbracciano. Però se ci torni off live e ci chiacchieri, comunque sono brave persone. Me l'hanno detto e non sono sicuro di questo. Oddio, però è stato riferito. Sono dicerie. Via Zebat. Voglio arrivare alla prossima città, però mi sa che sto in alto mare. Gigalois, eh? Mi sa che sto dove non dovrei stare. Ho questa impressione. Grazie, pezzo stella. Uorco trattino basso ex si è insinuato per il 13° mese. Sì, grazie. Musica mille. Di Lavandonia, nuova intro. Dio sì. Zubat. Grazie, Uorco. Sabatevi che c'è l'hype train, ragazzi. Quanta gente. Certo che pure uno Zebat lo potrei catturare. No, l'ho raccato. Uno Zebat. Oddish. Caruccio. E occhio. Eh sì, mi fa le cose sue. Ah, ma lui non è molto efficace, credo. No. Devi usare azione. Oh no, fa malissimo, mi prende un sacco di vita. Vabbè, più basso di te, quindi... È debole, vaffanculo. Fai azioni su lui. Azioni. Vai. Tutte azioni su lui. Boh. Li ammazza tutti, non gliela fa. Bellsprout, bellissimo. E... mettiamo Sorcia, allora. Debolino. Vabbè, vediamo. Qual era l'altro Pokémon? Il sorcetto. Uccella. Ma usa l'uccella ogni tanto. È lì, no. Livello tipo 3 era lì. Livello 3, sì. Perché non lo usa sta mai. Sta bene così. Azz, è forte, eh? Ma basta farlo entrare un minuto per prendere dei punti esperienza, no? Quello sì, lei. Infatti a sto punto sì, gli faccio prendere a uccella. Oh. Sì, casomai quando muore questo metti uccella e poi rimetti l'altro. Se muore non so se muore punti pure... No, però se Sorcial riesce a sopravvivere si pia lui punti esperienza. Sì, sì. Occhio che potresti pure... Oh, ecco, ce l'ho fatta. E andiamo. Grande Sorcial. Oh, spunta sempre Sorcial, eh. È assurdo, c'ha sto talento. Ah, scampa sempre. Guarda che Sorcial non me lo di sottovalutare. Era 5 livelli sotto. Ma quindi non è morto. Perché vado a opzioni? Sono solo stupido. No, non è morto. C'ha 5 okay. punti, 7 punti vita. Perché è salito di livello. Non ne va a 5. Sotto che ci sta. Mamma mia. Io perché sono curioso e vado. No, vabbè, il Team Rocket sempre. Ma se trovi la roba però, aspetta. Roba figa, eh? Oh, furto. Attenzione. Arrivederci. Arrivederci. E dosh. Evitati. Via, via. Oh. Ops. Buono, questo è. Buono. Via da lunare che era per il livello. Evolve. Fai evolvere certi Pokémon. Mm-hmm. Top. Tipo Pikachu. No, era elettrica. Che io sappia, pochissimi Pokémon la pietra lunare. Ah, ok. Se non erro.
ma Clefairy. Beh, a me viene in mente solo Clefairy. Chancellor. No, mi sei fregato da solo. Ma no, neanche ci stavo provando. Sì, sì. Dicono tutti così. È scriptato. Su. Oh. Via, fuori uno. Sempre sei sandwich, Giallo. Sandwich, niente. Sandwich. Il sandwich sta là. Tutto in sandwichito e niente, che le botte. Oh, Sender qua. Sender? Una botta sì. Sti infami. Dai qua trovi altra rubetta, lo so. Oh, subito. Mazza, oh. Eccolo, Zebat. È cattura a sto punto. Sì. Tra Zebat. È da catturare Zebat. Sì. Se non lo sciotto. No, scusate. Mi sa che devi provare a fare azione. Devi provare a fare azione. Sì, prova a fare azione su lui. E guarda, mi sa che non lo l'unica possibilità è beccare Fabio Zubat. Oh. Beh. Oh. Geodude va preso. Oh, attenzione. Geodude femmina. Questo è Mr. Mara. Una bella Mara. Roccia. No. Mr. Mara. Mr. Mara, perché è femmina. Mr. Mara, è vero, è femmina. È giusto, faccio perché... Faccio mosse d'acqua, lo shot. Oh, beh, avevi fatto... Sì, se per fare mosse d'acqua, sì. Ma prova, sì. Togli un po' di vita, poi... Già sul giallo puoi provare secondo me, a buttare la Pokéball. Ah sì, quando diventa gialla la butta. Però occhio che sta aumentando un botto la difesa, quindi potrebbe essere pure che non lo sciotti ma lo indebolisci, Prova a fare... No, lo shot. Ma non ti pensare che moglie toglie sempre meno, zi, stai qua, rischi pure che te batte. No, non mi preoccupare. Ecco. Oh, eccoci. Brutto qua. Colpo, perfetto. Vai, buono. Dai un'altra bottarella. Pure parlo. No, secondo me dovresti già provare. No, dai un'altra bottarella. Dai un'altra bottarella, a Mr. Mara. Vai, adesso devi... Perfetto. Mo già potresti riuscire a prenderlo, che è rossiccio. Sì, devi provarci. Informa la chat che il colpo acqua contro la roccia è per 4. E dai, dai. Però se è femmina non si può chiamare Mister, mi sta venendo in mente mo. Miss Mara. Geopop anche, come vuoi. Geopop. Sì, perché si chiama Geodude, però non importa, era una battuta un po' così. E pure tipo parlare geopolitica, però no. Parlare Geodude. Miss Mara mi piace. Miss Mara. MS e via. E... Ma ci sta, dai, Miss. Ma pure scritto così, Miss. Ma non senza spazio. Miss Mara. Bello. Lo vede. Eccolo qua, Miss Mara. Natura placida, . Abbiamo beccato anche la natura del... Vedi? Veramente giusto. Placida. No, avevo detto... Vabbè, era inevitabile. Inevitabile. Uccella si sta al 3 buttato là. Uccella. No, azione su me, no. Pure. No, è poca vita.
Non occhio c'è sì che è quasi querelato, eh? No, no. È passo da querela, sì. No, è 10, no. Stai 10, 12, dai, buono, buono, buono. Cioè, non sì, cioè, sì. È quasi querelabile. Mi dirada, via, ciao. Morso. Fagli una pozione antilegale. No, no, io vado avanti. Non mi curo mai io. Zubat gli fa merculo. Livello 13. Sì, regà, azione è quella secondo legale. Secondo me, azione. Tipo, il morso non gli fa tanto. No, no. Però non mi ricordo, No, perché ce l'ha pure lui. Azione su lui. Boh. Mi dà una cazzata, prima o poi, dire. Ercrimi. Ercrigis. Ma chi è questo? Oh. No, non pensavo fosse un allenatore. Devi usare una pozione. Oh no. No, Grimer. Miguel. Creme, Miguel. No, creme, crevissimo. Crevissimo, crevissimo. Bello. Grimer. Ne uso due. Ah no, c'ho cioè l'ultima. E vabbè, la uso. Pita su. Cioè. Niente male, dai. Sto mangiando. Buon appetito. Vediamo oh, oh pistolino. Buono, buono. Hai capito? Buona assai, è buono. Inibitore, ah, meno male. Fagli un'azione, fagli un'azione. Azione su lui. E va giù. Ragazzi, oh, evoluate per altre live lato. Visionarie come queste. Stampatevi. Visionarie addirittura. Che scelta particolare di parole. Sì, sì. Ma solo perché Marco c'ha le visioni in questo momento, credo. Beh, giusto. Ovviamente. Ida Giurega per ora è solo un chiacchierone, deve ancora scendere in battaglia. Perché non mi troverete mai, sono latitante. C'è qua Pokéball che sta lì da due ore che bello passa, però ancora non riesce a catturarlo. Vero. Bellissimo Koffing, uno dei miei preferiti. Oh. Attenzione. Spera che non si avveleni perché sennò no, si avvelena per forza perché è la mossa che avvelena solo. Però abbiamo vinto. Ma non so. C'ho se l'antidoto. Ah, ok. Livello 20. Oh, siamo andati abbastanza avanti. Sta tutto avvelenato, zio. Ma io non mi ricordo che da piccolo ci mettevo così poco. Mo devi scegliere fossile che è un Pokémon. Devi scegliere tra questo e quest'altro. Oddio. Che sono due Pokémon diversi, so. Exofossile o Domo fossile. E poi li ti porta da una parte e diventano un Pokémon a una certa. Quale scegliamo, regà? Facciamo un sondaggio di un minuto al volo? Dai, Dai, pure vai. Io sto vedendo la chat. Domo, dicono. Domo, team Domo, Domo, Domo. Tutti Domo. Elitz. Tutti Domo stanno a D. Domo, Domo. Domo fossile e Kabuto. Kabuto. Vai, scegliete, raga. Pull in chat, vai. Via, via. Omanite, non mi ricordo chi è Omanite. Omanite, qual è? Preso. Quello brutto. Codomo, una grande. Sto guardando prima. E non piamo quello. Vabbè, ma non parliamo. Ah, sta avvelenato. Si sta avvelenando. Se non lo curi, abbiamo preso il domo. Vai, se non lo curi. Vai. Facciamo un'azione su lui, vediamo come la prende. Sì, ma infatti il fossile pure io da bambino, regà, non me lo so un culato proprio, assolutamente. Non è che ho livellato, cioè stava là. Boh. Hai trovato anche l'antidoto. Altri tre repellenti. Ma sei quasi finito questo. In realtà. Usa l'antidoto su
Siamo fuori. Vabbè, tanto sei uscito. Ma sì, no, dai. Che roba. Poi ci sono altri allenatori. Ok, questi te menano, eh. Occhio che c'hanno Hitmonali, come si chiamava? Hitmonali, sì, sì, sono quelli. Hanno Hitmonali quelli là. Stai arrivando a Torino, in pratica. Vabbè, li sfidiamo? No, andiamo. Vai, vai. Sì. Andiamo. Hitmonali arriva alla città piuttosto, tanto dovrebbe essere poco più avanti. Sì. Boat. C'è una bet sulla città? Ma è qui? E Celestopoli, siamo infatti arrivati. Infatti curi Pokémon. Vediamo un po' che palestra c'è e decidiamo. Pit Donali. Pi 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 pi. Canta canzoncina, Simo. No, basta. È già stata campionata. È lì la palestra. Vediamo. Occhio che te squarciano qua. Me ne frega un cazzo. Ah, è vero, però qua è complicato. Posso pure zompare questo. Andare direttamente da Misty. Vedi Misty. Vabbè, puoi provare. Magari lo batti. Così proprio a bruciapelo, vediamo. E tanto due Pokémon. Pokémon su Pokémon, cioè acqua contro acqua, non è che si... Bei livelli. Però tu sei a livello 20, eh. Era elettrico, so deboli, no? Acqua, qual è che so deboli? Elettrico. A elettrico? Sì. Poi mi aspetterei pure... ma non devi usare... No, bravo, ma ti bravo, dico, bravo. Se una è acqua, vedi, l'altra è acqua, non è che c'è... Che bara. Si era al contrario. Elettrico era debole all'acqua. Vabbè, ma te ne usi pure delle... Però pure io so forte contro l'acqua. Appunto. Taglia dei mozzico. Lui se usa idro... Erba elettro, è vero. Ho delle mosse stupide da fare. Conviene azione o morso. Bravo. Morso, secondo me. Forte morso. Conviene morso perché è tipo buio. Sì. E sì, non sì, è sì, molto... Se no sarebbe... Non è molto efficace. Ah, esatto. Azione sarebbe più che altro... un attacco no... normale, c'hai cioè meno probabilità di fare brutti colpi e cose, ecco, del genere. No, con morso gli fai brutti super colpi, efficace, eh. Vedi? Mazzo, ho chiamato. Perché è psico. Detto. Perché vai, è vai, psico. Vai. È buio, sì. Vai. È super efficace perché Staryu quando si evolve in Staryu diventa acqua psico. Quindi ti faccio il culo, essenzialmente. Quali super cazzole che l'ho predictata, Ale, stai zitto. Via, pronti. Fatto. First try. Oh, dai. Beh. Non ero molto fiducioso, invece. Dai, al top. Ma questi poi non si vanno più sfidare? Sti due schifosi? Vediamo. No. Ah, no? No, i quelli intorno, sì. Però vabbè, dai. Io penso che possiamo chiudere qua questa live con due medaglie prese in tempo record. Io salvo. Non si sa mai. Figa, si torna. Io vado un attimo a prendere un po' di Pokémon d'erba. Tutto giusto a posto. Ah, beh, bravo Marco. Beh. Ma però devo tu dire, saresti tipo acchiappa mosche, secondo me. Sì, proprio io. Complimenti per le medaglie, comunque. Deve ancora venirmi a prendere al bosco. Arriverò. Le palle. Ragazzi, grazie mille di aver visto questa live visionaria. Dicevano che il gaming era morto. Noi giochiamo alla versione base dei Pokémon Verde Foglia e navighiamo sui fields. Questo è Play Cerbero, questo è vivere. A domani, beh, ragazzi, alle ore 15. Io domani sera ho paura, sarò in collegamento, forse non ci sarò proprio, forse chiamo la polizia. Ciao, ragazzi. Ma quando? Ciao, buonanotte, ragazzi. A domani. Bella, ciao.
molto bene. Non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene. Gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. C'è tre teste per un Cerbero, Cerbero, Podcast, troppi goblin in questo.